di ognuno di noi e in queste vicende si parla quasi sempre a titolo personale, è difficile parlare anche per altri. Io personalmente sono molto combattuto, lo dico perché non è facile. È una persona che mi ha insegnato tanto e che io ho stimato moltissimo, ha fatto questa scelta, sta lì nelle fotografie, ho avuto il piacere di... Lucio Magri. Lucio Magri. Ho avuto il piacere di incontrarlo, conoscerlo nella mia vita politica, di imparare molto da lui e a un certo punto ha fatto una scelta difficile, dolorosa, incomprensibile per molti di noi. Però in un paese, in un mondo Lucio Magri non voleva più vivere, lo dico ai spettatori, che io uso non aveva neanche dire, una malattia terribile, non voleva più vivere, punto. In cui è possibile fare delle scelte, io credo che non si possa imporre il contrario, ci sia bisogno di regolamentare alcuni aspetti, così come vale anche per la vita, guardi, non è soltanto per chiudere la vita. Ma io sono perfettamente d'accordo con lei, il tema è difficilissimo. La cosa che facevo riferimento io è che questa è la mappa dell'Europa, praticamente tutti i paesi hanno una normativa sul fine vita, l'Italia no. Credo che comunque la politica, anche su temi di questa importanza, abbia il dovere di prendere posizione. Io penso che ci sia il dovere e l'obbligo di discutere, dopotutto non è, in Parlamento esistono delle proposte e bisogna discuterle. E bisogna avere il coraggio di farlo laicamente, io dico, senza pensare che queste cose possano passare con forzature dentro minoranze, maggioranze, partiti, gruppi. Bisogna avere il coraggio di essere 945 legislatori, tra Camera e Senato, discutere, approfondire e prendere delle decisioni, ognuno in modo singolo. Voglio sentire su questo Maurizio Gasparri, perché Gasparri, la cosa che cercavo di dire è che al di là delle opinioni personali, che sono tutte rispettabilissime e legittime, specie su temi così importanti come la vita e la morte, rimane a me cosa che mi colpisce di queste storie. Che anche qui si fa differenza, perché anche qui c'è chi può permettersi il lusso di andare in Svizzera e decidere di togliersi la vita e c'è chi non può farlo. Cioè non avere una legge da noi fa sì che comunque questa cosa viene vissuta in un modo folle, o come un reato, o viene fatto di notte mettendo un cuscino sulla faccia alle persone. Cioè è un'ipocrisia totale, no? Non affrontare questo.